secondi il vantaggio di Giovanni Visconti, 1,7 km. Al termine arriva un po' lungo in una curva, la brusca frenata per Giovanni Visconti che va ad alzarsi ancora sui pedali, 1,6 km al termine. Ripeto, attenzione, c'è una foratura per Carlos Alberto Betancourt, 1,5 km alla conclusione di questa tappa. Carlos Alberto Betancourt si ferma per sostituire la ruota. Intanto vediamo Pippo Pozzato fare l'andatura in testa del gruppo, gruppo che ha segnalato a 23 secondi di ritardo da Giovanni Visconti, che si è voltato per la prima volta in questo istante per controllare la situazione alle sue spalle. Giovanni Visconti continua ad insistere, ultime fasi di questa tappa. Intanto c'è Boema che va a rilanciare l'andatura in testa al gruppo. E allora, pubblico di Vicenza, prepariamoci a questo grande finale. È un finale ricco di emozioni, un finale che vede Giovanni Visconti solo al comando e transita in questo istante all'ultimo chilometro. E allora arrivano anche gli U2. Vicenza, è il momento di applaudire, è il momento di prepararsi all'arrivo, alla conclusione di questa tappa. Fatevi sentire, abbiamo al comando un solo atleta a centro strada. 12 secondi, il nuovo aggiornamento della situazione, si volta, ultimi 500 metri alla termine, mani alte sul manubrio. Lui è stato il re delle Galilee, oggi è il dominatore della tappa di Vicenza, è ancora solo al comando, si sistema la maglia, ci fa emozionare sul Galilee, sotto la neve, ci fa emozionare a Vicenza, 200 metri alla termine. Gentili signori e signori, è lui il protagonista di questa tappa, il suo nome è Giovanni, il suo cognome è Visconti! Che vittoria! Attenzione, per quanto riguarda il secondo posto, c'è la volata di gruppo. Per quanto riguarda la seconda posizione, esce Merce, c'è anche Ondo, c'è anche Pozzato nelle prime posizioni del gruppo. Che affermazione, 5 ore, 15 minuti, 34 secondi, Giovanni Visconti è il re, è il dominatore di questa tappa, è riuscito a resistere, è riuscito a rimanere al comando, ha pedalato, soprattutto con il cuore, intanto con cuore bravissimo, complimenti Nicola, 41,068 la media. Finale di questa tappa, tappa dominata da Giovanni Visconti, lui che è stato il re della Galilee, oggi è il re di Vicenza, secondo posto per la Valkauskas, terza posizione per Merce, intanto arriva anche Rizzoli in questo cappello, ha concluso anche la Rinata Puma, è stato per arrivare anche Preti, bravissimo Marco Marcato, che va a terminare la propria tappa, c'è una più sprint, Vicenza, applaudiamo i grandi protagonisti del Giro d'Italia, lui, l'atleta in maglia rossa, ha vinto 4 tappe, non è riuscito a tenere su questa salita, ma indubbiamente uno dei grandi protagonisti del Giro, Marcano, che sta nel corso in questi istanti. Abbiamo visto Gola, quindi abbiamo visto anche in questo gruppetto, quindi altri corridori, incluso anche Riberi Cozzato, Simi Stortoni, Serva, incluso anche Zardini. L'abbraccio tra Giovanni Visconti e Paolo Lastra, si arriva anche Gerard Pilon, gli altri corridori all'arrivo, vediamo Fines, quindi per gli altri preparati anche lo stesso seduto, insomma. E noi ricordiamo quindi, prima posizione per Giovanni Visconti, arriva anche Mutorici, secondo posto per Navarkauskas, 19 secondi, terza posizione per Luca Merce, quarto Pozzato, quinto posto per Mariotto, sesto Salvatore Cuccio, settimo Sergio Mondolo, ottavo Fabio Fendine, nono Francisco Ventoso e decimo Chiellere.